Oggi è la giornata dedicata al Parkinson, una malattia che, a dispetto di quanti pensano possa svilupparsi in età avanzata, ultimi dati registrano l'esordio della malattia molto prima dei 50 anni. Sì, è in parte vero, nel senso che al momento si registrano forse un po' più frequentemente di prima dei casi con un'insorgenza di malattia al di sotto dei 50 anni o anche al di sotto dei 40 anni. In realtà non si sa bene se ci sia un aumento o semplicemente la sensibilità diagnostica sia migliorata, e quindi è una cosa che si sta studiando, e soprattutto per quanto riguarda la componente genetica che potrebbe contribuire all'insorgenza della malattia. Quel centro specializzato del Neuromed da anni affronta questa tematica, non soltanto la cura ma anche la prevenzione. Sì, si cerca di avere attenzione a tutti gli aspetti che riguardano la malattia. Si sa che si può fare molto per la diagnosi e la terapia, però si può fare molto anche per cercare di individuare dei fattori che indichino la malattia prima che essa possa insorgere, dei fattori clinici o dei marker diagnostici, e poi si cerca di costruire un discorso complesso e strutturato sull'assistenza, che è un argomento molto delicato perché spesso e volentieri i pazienti sono un po' abbandonati alle loro famiglie, alle loro esperienze individuali, non riescono sempre a condurre quelle strategie invece necessarie per gestire bene la malattia. Quindi si cerca di costruire un discorso assistenziale che possa essere di valido aiuto alla vita dei pazienti e dei loro familiari.